Bene, allora iniziamo il tour, questo che si chiama il deserto di Kashba, cioè il sud, che dove ci sono Exur, che sono villaggi fortificati, le Kashbe, case di capotribù, villaggi. Il nostro tour è questo, quindi inizia da Marrakech, la capitale del sud, poi dopo da Marrakech ci spostiamo fino a Ouarzazate, facendo il passo 2260, dormiamo a Ouarzazate, che è considerata adesso la terza destinazione del turismo marocchino, stanno costruendo alberghi, il turismo sta arrivando in quella zona lì. Il giorno dopo si fa Ouarzazate, la valle del Dadis, poi arriviamo in mezzo alle gole del Todra, mangiamo lì. Poi il terzo giorno si va nel deserto di sabbia a Merzouga, facendo un po' di pista con le fuoristrade, così per godere un po' questo deserto. E dopo quindi facciamo Merzouga, Hanif e arriviamo a Zagora, di quasi 150 km di pista, attraversando tutto il deserto dove c'è nessuno, quasi ogni tanto si vedono piccole oasi. Poi si arriva a Zagora, la parte siamo nel centro-sud marocchino, la porta del deserto, e si risale attraversando la valle del Dra per ritornare a Ouarzazate, e da Ouarzazate si ritorna a Marrakech, il punto di partenza. Quindi questo è l'itinerario del tour. Cosa si vede nel deserto? Nel deserto si vede la sabbia, sono i nomadi, sono le oasi in mezzo a questo deserto. Adesso il periodo fa caldo, 45-50 gradi. Che cos'è la Kashba? Ecco, dipende, perché la Kashba è la stessa parola ma può avere vari significati. Ad esempio nella città vuol dire quartiere residenziale vecchio, dove ci sono le tombe saadiane. Nelle montagne dell'Alto Atlante vuol dire la casa di capotribù, capovillaggio, perché prima non c'era il governatore, eccetera. Poi nelle montagne dell'Ente Atlante vuol dire granaio collettivo. È la stessa parola ma cambia il significato. E abbiamo sentito che hanno fatto diversi film qui in Marocco, ne vuoi parlare? Sì, è vero, tantissimi film sono stati girati qua. Il primo è stato quello del Gioiello di Nilo di Michael Douglas, che hanno girato a Ouarzazate nelle Kashba di Taurit, poi Gladiatori, Le Regole d'Onore, Dieci Comandamenti, un sacco di film sono stati girati qua, soprattutto nella zona di Ouarzazate, perché il paesaggio è bellissimo. Hassan, quali sono i piatti tipici del Marocco? Cosa mangeremo? Ecco, abbiamo due piatti tipici che si mangiano dappertutto in Marocco. C'è il tagine, che sarebbe il piatto fatto con la terracotta, e poi dipende cosa si mette dentro. Può essere il tagine di pollo, di carne oppure di pesce. Allora si mette l'olio di oliva, un misto di spezie, pomodoro e cipolla, la carne, lasciare sul fuoco per un'ora e mezzo, poi servire dopo. Poi il secondo piatto sarebbe il couscous, semolino con verdura e carne. Questi sono i due piatti tipici che si mangiano. La manina di Fatma sulla porta, che vedremo quando passiamo dentro la Medina. La manina serve per bussare, porta fortuna, e serve anche per cacciare il malocchio. Però dentro le case c'è una piccola vasca con un piccolo giardino, quindi questo si chiama Riyad, serve a portare il fresco. La sala dove facevano le riunioni, quelle che si chiama il Parlamento oggi, le quattro camere delle quattro donne del visir che stava in questo palazzo, e il cortile, e poi la scuola coranica e la camera da letto del visir. Quindi questo palazzo era il palazzo del visir Bahmed, che era un visir marocchino, è stato anche il palazzo dello zio del re attuale Moulay Abdullah, morto nell'83, e poi anche il palazzo del maresciallo francese Lyautey, quando era a Marrakech stava in questo palazzo. Poi questa piccola vasca serviva per fare le ablusioni. Vi spiego, il musulmano prima di andare in moschea deve purificarsi. Lavarsi tre volte le mani, tre volte la bocca, tre volte il naso, tre volte il viso, tre volte le mani fino qua, la testa fino qua, i piedi fino ai capelli. Dentro le moschee ci sono sempre le vasche. Esce l'acqua, uno prende l'acqua, poi la butta così fuori e va via. Allora nel deserto di sabbia, siccome manca l'acqua, con un po' di sabbia, non è che uno prende le sabbie e se le butta sopra. Prende la sabbia, butta per terra e si fa le ablusioni, ma non lo fa sul viso, fa solo sulle mani, qua e via. Nel deserto di Sassi, anche lì manca l'acqua, con un sacco si prende e poi si fanno le ablusioni. Anche nelle grandi città dove c'è l'acqua, se non quelle che hanno problemi di reumatismo, possono scegliere un sasso pulito che lasciano di ogni volta che c'è l'acqua.
belli. Altrimenti, quindi, molti non si sposano con il vestito bianco perché quello serve per 3 giorni di matrimonio e basta. Invece il cappottano lo possono usare ogni volta che hanno bisogno. Adesso ieri abbiamo visto il mercato, si chiama in arabo il souk, per quello di Marrakesh è un mercato fisso, sono negozi fissi, aperti tutta la settimana, a parte venerdì, il giorno di festa, non si lavora e artigiani non lavorano. Questo invece è un mercato berbero, che stiamo andando nei paesi di berberi, anche Marrakesh è una città berbera, il 70% di abitanti di Marrakesh sono berberi. Berbero quindi di una volta alla settimana, porta il nome del giorno in cui è stato organizzato, oggi è il mercato di martedì, quindi mettono solo la tenda, una volta che è finita la giornata vanno via e si preparano per il prossimo mercato. Allora, i signori che vengono per fare solo acquisti non pagano niente, invece quelli che portano la roba da vendere devono pagare una tassa al comune di questo paese, quindi così si raccoglie questa tassa che può servire per sistemare tutto quello che manca nel paese, la strada, l'acqua, eccetera. Tutta la frutta e verdura che vedete dentro questo mercato viene da Marrakech, pure viene da Agadir, gli aranci, banane, eccetera, pomodori vengono da Agadir, invece l'uva, patate e tutto il resto viene dalla zona di Marrakech, quindi questi commercianti... quartiere residenziale vecchio dove siamo andati ieri a vedere le tombe saadiane, invece qua vuol dire la casa di capotribù, capovillaggio, perché prima del 1912 non c'era l'amministrazione in Marocco, c'era solo il capovillaggio capotribù che era tipo prefetto, quindi governatori, era responsabile del paese dal punto di vista politico, economico, sociale. Dopo che sono arrivati i francesi hanno portato un'amministrazione, quindi il capovillaggio capotribù è rimasto solo un simbolo, non ha più lo stesso potere di una volta. Al signore che stava in questa casba qua si chiamava Thami El Glaoui. Thami era il suo nome, El Glaoui, perché faceva parte di questa tribù. Acqua per bere, si va 3 km dall'altro parte, una sorgente. Ma che di là, ma che tutti i giardini qua costruiti per gli animali e per le comparse dei figli. Sono 4.000 persone. Ma
faccio un taxi. Un asino. Warzazata Gde Zagora Mahamid Timbuktu, 52 giorni. Con il dromedario. Con il dromedario. A piedi 25 giorni 30. Ah, ci piego meno. Ci piega di meno dalla piedi. Sì, perché dromedari va piano piano. Cioè tira indietro il dromedario. Dormire. Ah. Già prende comodo il dromedario. Posta quella dei gladiatori quando facevano la guerra, la prima parte, prima di andare a Roma. Quindi è stato proprio girato qua dentro questo villaggio. Sono rimaste pochissime famiglie che vivono ancora dentro questo villaggio. Tutti si sono spostati di qua per il discorso del fiume che c'è in mezzo. Questo si chiama il Wad al-Mala, sarebbe il fiume salato. Avete visto quando siamo andati a Tilwa c'era il bianco sopra? Sì. Il sale minerale è quello che c'è anche qua, per cui tutti gli abitanti di questo paese non bevono l'acqua di questa zona qua, devono fare un po' di chilometri per andare a prendere l'acqua del pozzo che è potabile. Questa serve solo per bagnare i campi, oppure magari per fare il bucato dentro a casa e basta. Allora, la porta che vedete sotto è finta quella. Se avete visto il film Gioielli del Nilo di Michael Douglas, quando facevano vedere passare l'aereo che non è mai passato, e dentro lo studio cinematografico di Walt Disney. Chiama da noi il Bayoud, per evitare, quindi il consiglio di ingegnere della zona del Todra e della valle del Dra, consigliare ai contadini di non usare roba chimica, perché così non si può mangiare il frutto. Viene bruciato il tronco della palma, se la malattia non ha preso al 100%, la palma nasce di nuovo, altrimenti quindi abbandonare. Dove dormiamo stanotte, come vedete fa ancora caldo, 40 gradi. Allora, queste sono tende di nomadi, quindi i nomadi quando viaggiano nel deserto usano questo. Nelle camere qua sulla destra, i nostri, vi ricordo stanno 4 persone.
cartello fa ricordare l'espedizione che è partita nel 1500 da Marrakech attraversando il passo di Tishka, facendo la valle del Dra.